Sì, quindi capisci 28, che 51 con voi, quei punti 28, del 09 Tolup loro. erano dietro sicuramente, non c'era storia, insomma, è che tra il punto di deduzione della caduta, il meno 2 che hanno preso TGOI, quindi, e poi comunque i components restano un po' influenzati da una caduta, perché per quanto che loro poi dopo sono ripresi benissimo, ma un po' influenza la performance. Secondo me un 4.5 sono partiti tranquillamente. Pronti a seguire quest'ultimo gruppo, ricordando dunque la situazione, Aliona Savchenko e Robin Solkovic sono al comando, con Stefania Bertone e Ondra Otrak in quinta posizione, Nicole Della Monica, Matteo Guarise in undicesima. E ora andiamo a seguire Pan Jin Tongjie, pensate, il loro primo mondiale è stato nel 1999, questo per loro è il quindicesimo. Quarti l'anno scorso. Problemi per lui sul Tolup, anche qui, che si è salvato meglio solo con un giro. E il twist delle coppie cinesi è sempre fantastico. Molto bello anche lui. Un po' lenta a girare la spirale per delle coppie top, però bene la, comunque la posizione. Pan Jin Tongjie sono apparsi un po' spenti rispetto al loro solito, Franca. Beh sì, rispetto allo standard, a quello che ci aspettiamo da loro, ecco, siamo abituati a vederli veramente fare pattinare a mille, fare così grandi cose, invece in questo caso sì, niente da dire, per carità. Abbiamo un triplo tolp downgrade chiamato dal pannello, avrei piacere di rivedere un replay, ma non so se la regia ce lo darà. Il triplo twist invece molto bene, il loop throw bene, anche quello molto bene, la spirale chiamata a livello 3, stanno rivedendo l'ultima trottola che è stata chiamata a livello 4. Però in generale, al di là del tecnico, proprio come insieme, come coreografia, non ti è piaciuto? No, non comunicavano più di tanto, forse un po' tesi anche loro dopo una stagione di stop, quasi è difficile riproporsi poi.
andiamo a vedere il loro replay. Intanto avete sentito gli applausi, perché sul ghiaccio ci sono Mega Dwam e Larry Trafford. Eccolo qua il gol, rivediamo. È lui, sì, sì, è assolutamente in avanti, atterra su due piedi in avanti, quindi questo dovrebbe essere un meno 3, downgrade anche da parte dei giudici, cioè downgrade da parte del pannello tecnico, quindi ti viene assegnato il valore del doppio gol. E poi viene pure, dovrebbe pure essere applicato un meno 3. In questo caso per ora stiamo vedendo un meno 0,51 e non oltre. Sembra un po' poco sinceramente per un salto completamente sottoruotato, però Components credo che saliranno invece, fantastico, bello il sollevamento, sì. Sai cosa avevano? Meno veloci del solito, di solito ci sfrecciano sul ghiaccio come niente, invece è stato anche una ciampo nei passi, sì. Se capito bene, comunque chiamati a livello 4. Ed eccolo allora il loro punteggio, ricordiamo il season best di 68-57, vanno sotto il loro season best 63-95, 32-39 per quello che riguarda i Technical Elements e 31-56 per quello che riguarda i Components. Franca, sale il rammarico per l'errore di Stefania? Sale il rammarico, ma in questo sport non ci si può abbattere mai.